Allora, Sesia, sei allenatore del Chieri, ma sei stato giocatore del Torino. È stata una promessa, poi sei andato a fare la tua carriera. Oggi ti ritrovi qui in un ambiente completamente granata, in questa Bruino Granata. Ma fortunatamente io sono stato uno dei pochi, e questa è una grande fortuna che mi porterò dentro fino alla fine, che da tifoso della Maratona a ragazzo del settore giovanile fino a giocatore della prima squadra, pur con un percorso travagliato, però ho toccato tutte queste fasi nel mio percorso di vita da calciatore. Ho avuto la fortuna di giocare un derby da titolare al delle Alpi, purtroppo non al comunale o all'olimpico, però al delle Alpi, e quindi questa è una cosa che mi rimarrà dentro, è una cosa che ho avuto la fortuna di riuscire a capire, e solo chi è tifoso del Toro dentro sa cosa significano queste parole. Certo che chiaramente è il sogno di ogni ragazzo che tifa Toro, giocare nel Toro. Tu ci sei riuscito. Oggi il Toro di oggi, come lo vedi? Sta facendo un buon campionato? Io, secondo me, la fortuna del Toro in questi ultimi anni travagliati, al di là di scelte che io faccio l'allenatore, quindi si sbaglia sempre domenicalmente, si azzecca. Io credo che il Torino abbia avuto la fortuna, o comunque il merito, di aver trovato una persona come Ventura, che comunque dall'alto della sua esperienza è riuscito a portare quello che al Torino è mancato in questi ultimi anni: solidità, certezze, esperienza, carisma, e ha fatto sì che e secondo me è riuscito a traghettare anche la società dal punto di vista mentale. Io credo che la società, con Cairo in testa, sia migliorata in questo ultimo periodo. Scelte forse così che facevano discutere fino a qualche anno fa, negli ultimi anni non si sono più verificate, e quindi è un grande merito.